Dopo l'annuncio dell'avvio della procedura per i licenziamenti, già dato nell'ultimo incontro a Roma, Snaitech, il nuovo nome di SNAI, ha anticipato via mail ai sindacati il documento che fissa formalmente l'avvio dell'iter. C'è la conferma che i licenziamenti saranno 68 a livello nazionale, 54 dei quali a Porcari, uno in meno di quanto annunciato qualche giorno fa. Ma c'è anche una brutta sorpresa. Nel documento, infatti, Snaitech esclude esplicitamente e preventivamente che possa trovarsi soluzione diversa dai licenziamenti. Come dire che per l'azienda sono già da considerarsi inutili i 75 giorni previsti dalla legge per trovare soluzioni alternative. È la prima volta che in una lettera di avvio di una procedura di questo tipo vediamo già mettere le mani avanti dicendo praticamente noi non abbiamo alternative, per cui altro che licenziamenti non potremmo fare, non ci sono soluzioni né intermedie né alternative ai licenziamenti. Io credo che questo sia un atto di arroganza rispetto ai lavoratori e alle lavoratrici, rispetto alle organizzazioni sindacali e rispetto anche agli istituti. Perché noi dovremmo andare poi anche al Ministero e dire questo vuol dire rendere inutile la procedura di 75 giorni. Lei realisticamente crede che ci siano alternative ai licenziamenti? Ci debbono essere. Noi ci batteremo per quello, noi non accetteremo un piano che prevede esclusivamente dei licenziamenti, ci sono degli strumenti messi apposta dalle normative, ci sono gli ammortizzatori sociali e noi vogliamo che si utilizzino tutti gli strumenti messi a disposizione dallo Stato con le sue leggi.